Si chiude con una ottava corsa riservata a cavalli di 3 anni sul miglio, Bella di Venere, Bora la Torre, Bijou B, Brandy, Beatop, Beatrice Trick, GSO, Bramante Jet e Beatrice Chris, favori per Beatop in chiusura, macchina che scatta veloce con tentativo di Beatop di sorprendere tutti dall'esterno, Beatop cerca di sopravanzare Bora la Torre che si difende, Bora la Torre tenta la difesa contro Beatop che insiste all'esterno. Le due danno vita a un duello serrato nei primi 200 metri, molto molto solleciti, poi sbaglia all'esterno Beatop Numero e 5, così Bora la Torre Beatop rimane al comando nei squalificato. confronti di Bijou B che ora si avvicina gradualmente. Numero 28 e 6, 6, primi Beatrice Trio, 400 per... squalificato. Tanto anche Beatrice Trio squalificata, siamo al completamento dei 600 intanto che Bora la Torre completa ora in un tranquillo 45-8, addirittura 17-2. Questa frazione per Bora la Torre che dopo lo strappo violento dei primi 400 metri in 28-6 cerca di moderare l'andatura. In schiena c'è Bijou B in terza posizione all'esterno, cerca di farsi luce Brandy. Mentre gli altri c'è Bella di Venere in terza posizione lungo la corda che precede il resto del gruppo 1-2 esatto il passaggio agli 800 non cambia nulla tatticamente al chilometro in 1:17,8 insiste all'esterno Brandy che prova ad impegnare Bora la Torre mentre nelle posizioni di rincalzo invece Bonton GSO siamo a 400 dalla conclusione con Bora la Torre in vantaggio, Bonton GSO è in seconda pariglia ora, ma non riesce per il momento a progredire. Siamo al Numero completamento della 8, piegata. Bramante Ingresso Jet, in dirittura d'arrivo, Bora la squalificato. Torre entra in vantaggio, all'interno si lancia Bijou B, mentre il centropista ci prova ancora a Brandy. Finale con Bijou B che nel finale passa ancora Bijou B, Alessandro Gossadoro, anche questa. Vince nei confronti di Bora la Torre e Brandy, 1:15 e mezzo, 29 secco a chiudere dopo un 31 di penultimo quarto. Bijou B con Alessandro Gossadoro chiude degnamente la serata, 3:70 la quota al totalizzatore per Bijou B che attende l'open stretch per vincere bene su Bora la Torre che difende il secondo posto sul palo da Brandy. Andiamo a rivedere l'arrivo, il numero 3 di Bijou B che passa anche nettamente nel finale. Ha atteso l'open stretch, Alessandro Gossadoro questa volta non si è fidato di uscire all'esterno, anche forse perché lo spazio non c'era, e comunque vince molto bene in open stretch, secondo posto per Bora la Torre, al terzo il numero 4 Brandy, precede Bella di Venere, mentre corre un po' sottotono, forse Bonton GSO rispetto alle ultime. È tutto dall'ippodromo di Cesena per l'appuntamento del Riccardo Grassi e della serata. Prossimo convegno è per martedì.